Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi vorremmo proporvi un contorno che qui in famiglia adoriamo tantissimo. Peperoni e patate. Cosa c'è di più semplice e più veloce da cucinare? Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 3 peperoni di media grandezza, io ho scelto 2 peperoni rossi e un peperone giallo, 2 patate del peso complessivo di circa 600-650 grammi, una cipolla piccola dolce, olio, sale e pepe. Pochi ingredienti, un gusto eccezionale. Seguiteci e prepariamolo insieme. I nostri peperoni. Tagliamo la parte superiore che andiamo naturalmente a recuperare. Togliamo la parte interna bianca, lo tagliamo a metà, lo tagliamo a listarelle e le tagliamo di circa 2-3 cm per lato. Non devono essere troppo piccoli, altrimenti si disfano totalmente in cottura e questo non lo vogliamo assolutamente. Questi peperoni e patate solitamente sono buonissimi fritti, ma sappiamo che il fritto non è consigliabile o comunque sappiamo tutti che fa male. Li cucineremo stufati, che comunque sono buonissimi lo stesso. Mettiamo i peperoni da parte. Le patate sono state lavate, pelate con un pelapatate, lavate dalla loro terra residua e asciugate, e le tagliamo di mezzo centimetro, cioè ogni fetta, e mettetele in una ciotola. Se avete anche voi una patata così grossa come la mia, questa è la parte più larga, tagliatele pure a metà. A fuoco spento aggiungete 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva, quello buono mi raccomando che avete a casa, sul fondo della vostra padella o della vostra pentola, quello che volete utilizzare. Andiamo ad aggiungere sul fondo la cipolla, i nostri peperoni e le nostre patate. Ora andiamo ad aggiungere altri 2 cucchiai di olio circa, tutto attorno, non vi preoccupate, poi andiamo a mescolare con 2 cucchiai di legno di silicone, del sale, e del pepe. Sto facendo tutto a freddo, non friggiamo niente e questo piatto è iper salutare. Andiamo adesso a accendere il fuoco a minimo, diamo una bella mescolata, lasciamo insaporire dal sale, dal pepe tutti i nostri ingredienti, chiudiamo con il coperchio e lasciamo cuocere e stufare per circa 20 minuti. Fra 10 minuti veniamo a dare una mescolata e a fine cottura regoleremo di sale e di pepe qualora fosse necessario. Facile, veloce, e fra 20 minuti siamo a tavola. Le nostre verdure stanno cuocendo da 20 minuti circa. Io ho già assaggiato una patata e necessita ancora di sale. Ne aggiungiamo ancora un po'. Se vedete sul fondo, i peperoni hanno tirato fuori la loro acqua. Alziamo il gas a questo punto, a fine cottura, lasciamolo asciugare, lasciamo insaporire con l'ultima parte di sale e siamo pronti a impiattare. Come vedete l'acqua è veramente pochissima, ci vogliono veramente 10 secondi e siamo pronti a sederci a tavola. Eccoci qui, patate e peperoni sono pronti per essere gustati. Se volete farli fritti, mi raccomando, tagliate le patate sottili e cuocetele senza coperchio, a fuoco alto, bello vivo. Noi stasera le gusteremo così, potete accompagnarle con una bistecca, con anche della salsiccia, in un panino, come volete voi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it
Oppure se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.